Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Alessandro Di Medio. Bontà. Il termine bontà è senz'altro uno dei più devastati dalla banalità mediatica della cultura pop. È buono un cibo, può essere buono un cane, un mezzo è buono quando si piega ai nostri scopi e a Natale siamo tutti più buoni. Il concetto di bontà rassicura chiunque perché include l'essere inermi, la bonarietà, l'utilità, la rendevolezza, eccetera. Nel cinismo che prolifera attualmente a causa della scomparsa dei padri, tutti vorremmo avere gente buona intorno, almeno più buona di noi, che buoni non vogliamo esserlo per non passare per fessi. Insomma, sembra proprio che bontà sia un termine per persone miti e imbalsite, pacioccone e raggirabili. Gesù ci descrive Dio come un Dio buono, bonario, che si fa fare fesso, nella parabola del Padre misericordioso, appunto. Dice il Vangelo, disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre, padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta, ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora ritornò in sé e disse, «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò, «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse, «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi, «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il padre della parabola si fa fare fesso, prende per buone le scuse del figlio, mosso non dall'amore ma dalla fame, così come si era fatto fare fesso quando gli aveva dato la sua parte di eredità, mentre lui, il padre, era ancora vivo. Il padre che rappresenta Dio è uno che si fa raggirare, sfruttare. È uno che ama senza riserve e senza ritegno e che passa per ingiusto agli occhi dei giustizialisti. Eppure quanta libertà interiore sperimenteremo quando accetteremo che Dio è così per noi. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.